Siamo venuti a giocarci la partita col piacere di giocarcela in uno stadio importante contro una signora squadra e con un manipolo di giovani all'esordio, dal portiere 99 al difensore 98, 97 che è subentrato, 3-96. Secondo me abbiamo fatto un primo tempo perfetto su quello che la squadra aveva lavorato durante la settimana. Chiaramente abbiamo subito questo 1-2 tremendo del Foggia, ma la squadra è stata brava a rimanere compatta e a ripartire in maniera pericolosa 3-4 volte non riuscendo a trovare la zampata vicina. Avevate preso un settimana, era ritornato Novelli, si pensava partisse di titolare, visto che comunque ha 2 anni in più di esperienza rispetto a sapere che è sceso per il campo. Come era la scelta, su che cosa? Scelta tecnica, ho ritenuto il ragazzo che lavorasse da più tempo con noi per quello che mi serviva in questa partita. Ritenevo più adatto Borsellini, Novelli è arrivato da pochissimi giorni, quindi non ho avuto modo e tempo di conoscerlo bene e penso che il ragazzo si sia comportato bene. Un po' di rammarico perché sapevamo che era una partita difficilissima, stavamo vincendo 2-0. Poi loro sono forti, sono una squadra molto, molto forte. Quello che ci dispiace di più è venire qui a giocare con i 99 e non è facile pareggiare contro una delle squadre più forti del campionato e mi auguro che vinca il campionato e se la gioca fino alla fine con il Lecce. Siamo contenti e siamo dispiaciuti perché vincere 2-0 qui e poi farsi rimontare fa male. Dopo il pareggio rossonero avete temuto poi il tracollo? Beh, abbiamo temuto perché eravamo stanchi, qui il pubblico li spinge, sono entrati 2 giocatori come Vacca e Chirico che fanno la differenza e noi purtroppo se esce uno importante abbiamo ragazzi giovani, quindi il problema nostro è quello, però abbiamo tenuto fino alla fine e poi forse secondo me c'era anche il rigore, però non lo so, se dava il rigore là si metteva sul 3-2 era un po' duro. Però io detto, abbiamo giocato contro una delle squadre più forti del campionato. Qualcosa non è andata bene, sicuramente due gare casalinga, come detto prima, erano 6 punti in palio dove sicuramente sapevamo delle difficoltà che ci sarebbero state queste 2 partite per i 6 punti, però sicuramente non erano nei nostri piani conquistarli solo 2. Non abbiamo sfruttato, dobbiamo essere consapevoli dell'occasione che abbiamo perso e tornare da martedì pomeriggio più concentrati già dagli allenamenti.